Ciao amici, bentornati su Survival Hacking, il canale YouTube nato dall'omonimo podcast di cui troverete i link in descrizione. Oggi vi racconterò di qualcosa sempre un po' nell'ambito LED, non so se avete notato, ma sono un po' appassionato di quello che è tutto il mondo dei LED, per cui anche in questo caso sarà una cosa del genere. E comunque lo vedremo dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo episodio. Se lo ritenete opportuno, mettete anche un like all'episodio e condividetelo. Bene, oggi di che cosa parliamo? Parliamo del solito kit, o scatola di montaggio, o quello che vogliamo, come vogliamo definirlo, proveniente dal solito canale cinese. Come già possiamo vedere, qui c'è qualcosa che sembra un cinturino e che quindi dovrebbe già darvi un pochino qualche indizio. Abbiamo un paio di circuiti integrati, abbiamo un blocco di cose, e anche questo andremo a vedere un po' di che cosa si tratta, e un po' di componentame e un foglietto con delle istruzioni. E da qua si svela il mistero parzialmente. Vabbè, adesso vi dirò che cos'è, però cominciamo a tirare fuori i nostri pezzettini intanto che compongono tutto questo bellissimo oggetto. Questo oggetto, quando sarà realizzato, ci regalerà un curioso orologio da polso, un po' voluminoso, ma comunque da polso, a LED. Diciamo un po' come i primissimi orologi a LED da polso che erano usciti, se vi ricordate, adesso non mi ricordo se erano Casio o di quale marca fossero, comunque orologi che quando uscirono negli anni 70 o forse addirittura alla fine degli anni 60, ma presumo più negli anni 70, costavano delle cifre improponibili. Erano gli orologi digitali a LED, sembrava fantascienza, veramente fantascienza. E quindi niente, questo in qualche modo non vuole essere un'emulazione perché è molto più grande dimensionalmente. Come vedremo, in pratica questi tondini sono la loro dimensione e questo è lo spessore, quindi è un bel pataccone. Però è l'idea, insomma, di avere questo oggetto a LED che ricorda un po' un oggetto del passato. La cosa bella è che ce lo costruiamo noi, insomma, ecco, e lo realizziamo. Abbiamo il solito circuito stampato che direi che è parlante, come sempre. I valori delle resistenze sono indicati, i nomi dei componenti sono indicati, e direi che non c'è praticamente bisogno neanche di vedere schemi o altro per collegarlo e per saldarlo e per assemblarlo. Come sempre partiamo dalle nostre resistenze. Questo orologio, da quello che vedo, ne ha tre. Sono tutte da 10K, per cui marrone, nero, arancio, dove marrone sta per 1, nero sta per 0, arancio sta per 3 e quindi 3 zeri, visto che è l'ultima banda, che è il moltiplicatore, e di conseguenza fa 10.000 come numero complessivo, il valore espresso in ohm, per cui 10.000 ohm. 10.000 ohm sono 10 kiloohm, che è il valore a cui stiamo lavorando in questo momento su questo assemblaggio. Sono, come dicevo, tre resistenze, tra l'altro queste sono molto più piccole del solito, queste qua sono da un ottavo di watt al posto che da un quarto e sono piccine piccine. Bene. Prepariamo lo stagno. Ne avanza una perché è omaggio, in questo caso. Sì, questi kit molto spesso c'è sempre qualche componente in più rispetto a quelli necessari, perché in effetti se in un kit di questi ti mancasse una resistenza e tu non riesci praticamente a completarlo per colpa del fatto che manca la resistenza, cioè, è una cosa veramente irritante, fastidiosa,
per una resistenza da un centesimo di euro non riesci a completare la tua scatola di montaggio e quindi insomma io mi arrabbierei. Poi fortuna vuole che io ho la mia scorta di resistenze, di tutte le resistenze possibili, e quindi insomma mi arrangio. Ma qualcun altro potrebbe anche irritarsi. Bene, poi abbiamo i due condensatori da 22 picofarad, così indicato sullo schema che vedo lì. Per sicurezza guardiamo cosa c'è scritto sopra. C'è scritto 22, credo che riuscirete a leggerlo, ma comunque c'è scritto 22, e 22 sta proprio per 22 picofarad. Sui condensatori ceramici avreste potuto trovare anche 220 al posto che 22. E uno dice, perché ci scrivi 220 al posto che 22, visto che è un 22? Per mantenere la regola delle prime due cifre che indicano il valore e l'ultima cifra che indica il moltiplicatore. Quindi 2, 2 e 0 vuol dire 22 e 0 zeri, quindi 22 picofarad. Se fosse stato 220 picofarad andava scritto 2, 2, 1, 22 e 1, 0. Quindi 220 picofarad, e difatti sui 220 picofarad ci troverete scritti 221. Questo 22 pico invece l'hanno fatto 22 perché hanno fatto una cosa più intelligente che logica. Sto saldando un altro condensatore che non ho neanche controllato, comunque è un 10-4, per cui è un 10 più 4 zeri vuol dire 100.000, e quindi un 100.000 picofarad e di conseguenza un 100 nanofarad. Non l'ho controllato perché era l'unico che c'era, non poteva essere diversamente. Poi abbiamo questo quarzo che va installato qua. Da serigrafia sembra che venga montato verticalmente, ma in realtà andrà montato sdraiato per forza di cose, perché poi questo orologio dovrà avere uno spessore abbastanza limitato e quindi è bene che sia montato così. Allora adesso lo sistemiamo al meglio, lo raddrizziamo e ora saldiamo i due piedini. Ecco, a differenza di quasi tutti i circuiti che abbiamo fatto fino adesso, anzi di tutti direi, i circuiti integrati avevano il loro zoccolo, quindi si potevano inserire e togliere a piacimento. Invece in questo caso vanno saldati perché si vuole mantenere limitata lo spessore di tutto il circuito, se no avrebbe un orologio ancora più spesso e quindi non era la cosa migliore per un orologio da polso. Allora hanno deciso di saldarli. Che cosa dirvi quando saldate un circuito integrato? Quando lo saldate fate attenzione perché sono i componenti più sensibili di tutta la gamma di componenti, scusate, che andremo a montare. Quasi sempre condensatori, resistenze, diodi, transistor, sono sì componenti in qualche modo sensibili, ma non così tanto termicamente, quanto lo sono invece i circuiti integrati, che quindi vanno saldati, direi, rapidamente, senza esagerare, in modo che entrino agevolmente al loro posto. Ecco, fate attenzione alla direzione col quale montate i circuiti integrati, perché se sbagliate non sono più su zoccoli, per toglierli sono cavoli amari. In questo caso, come vedete dal disegno qua, la punta o questa piccola mezzaluna che c'è qua di fronte ai due integrati ti fa capire qual è la direzione con i quali vanno montati. Anche loro fisicamente hanno questa mezzalunina disegnata e quindi vanno messi in questo modo, che si vedono uno con l'altro. Ora li saldiamo. Il saldatore, se lo avete regolabile, è meglio regolarlo alla temperatura intorno ai 400 gradi, non andare troppo in su.
taglio tutti i piedini perché so già che lo spessore che deve avere è minimo, quindi faccio una rasatura abbastanza importante. Bene, abbiamo montato queste, ci rimangono pochi componenti ancora. Ci rimane il display, quello che poi sarà l'oggetto che ci mostrerà l'ora. Allora, questo viaggia un po' bascula, per cui sarà bene saldare un solo pin circa in mezzo, regolarlo al meglio come allineamento e poi saldare gli altri. Anche questo ha una direzione, però questo è facile perché i punti devono essere verso il basso. Adesso quando lo giro ve lo faccio rivedere, ma non avrete dubbi per come va montato questo. Qua ci sono i due pulsanti, quindi l'orologio andrà messo in questa direzione e quindi qua ci saranno i punti qua sotto che devono essere verso il basso. In più, con questa inclinazione va bene. Comunque c'è anche il disegno che vi fa vedere esattamente come vanno montati, il disegno cartaceo qua. Sì, però grossi problemi non ne abbiamo, se devo dire la verità. Molto bene. Ora facciamo un po' di rasatura. Anche i pulsanti. Togliamo la pellicola al display. Oh, che bello, guardate. Tra un po' arriverà la parte più complicata di tutto, vedrete. Bene, ora abbiamo il portabatterie, che non è altro che una sorta di lamella che va installata qua. Questa deve essere ben aderente per funzionare correttamente. Farò uso della mia terza mano, che sarebbe lo stagno messo a mo' di cobra. Si dà una puntatina, un'altra puntatina la diamo di qua. E ora possiamo saldarlo un po' più con impegno. Prima da un lato e poi dall'altro, non tutte e due subito se no rischiate di dissaldarlo. E ora, ragazzi, possiamo anche provare a infilare la batteria e vedere se c'è qualche segno di vita. Ammesso di aver inserito la batteria nella polarità con la polarità giusta, non c'è nessun segno di vita. E a patto anche che la batteria sia carica. Però c'è ancora la possibilità di aver inserito la batteria. L'ho visto accendersi. Eccolo qua. Ah, è proprio un problema di contatto batteria. Sì, vedete? Fa un contatto male la batteria. Oddio, ok, 12, ecco qua, sono le 15:38, vedi, tra un po' si spegnerà, esatto. Diciamo che ha solo una piccola anomalia su quello che è il discorso
della batteria che se è tutta dentro non va. Questo adesso lo risolviamo. Bene, ora passiamo alla realizzazione di tutta la parte esteriore, che è tutto un blocco di tanti pezzettini di plexiglass che vanno tutti sistemati opportunamente, vanno prima spericolati e poi sistemati, e quindi ora intanto mi accingo a togliere a separarli e cominciare a vedere tutti questi pezzettini. Abbiamo alcuni pezzettini che sono quelli centrali, poi andranno tutti assemblati con una certa sequenza, e poi abbiamo i due laterali. Ora li andiamo a spellicolare in maniera magica e rapida. Bene, ora spellicoliamo l'altro lato, che anche lui. Ok, ora abbiamo il foglio qua che ci indica la sequenza con i quali vanno assemblati, no? E dove abbiamo il numero 1 è questo, il numero 2 è questo qua. Sembrerebbe questo. Il numero 3 è questo. Il numero 4 è ancora uno di questi. Il numero 5 è questo qua. Questo è il numero 5 e questo è il numero 4, cioè il numero 2, e questo è il numero 6. Bene, quindi adesso andremo a riempire questo piccolo oggettino, di cui nel frattempo ho sistemato il problema della batteria con mettendo un goccio di stagno sulla parte sottostante, perché le molle qua sopra toccano bene, ma la parte sotto sul circuito stampato, dove tocca il polo negativo della batteria, non faceva bene contatto. Ho messo una piccolissima goccia di stagno sotto e ora tocca correttamente, quindi schiacciando i pulsanti indica l'ora come i vecchi orologi, quelli di una volta. Mi aspettavo che facesse anche la data, ma come dicevo, abbiamo qua i nostri 5 pezzi, anzi 6 pezzi di plexiglass che servono per, diciamo, riempire tutto l'aggeggio in modo che venga fuori una roba solida, e sembrerebbe che si parta dal numero 1, che è quello indicato, inserendo per prima il cinturino. E questo è il primo pezzo che è indicato. Magari forse non si vede dall'alto, mi sposto un po' più avanti. Così, questo è il primo. Poi dice di mettere il secondo pezzo, che è questo, di inserire qua dentro i dadi. Infatti ci sono delle sagome esagonali qua dentro. E noi ci mettiamo i dadini. Vediamo se si incastrerà senza bisogno di altro. Il circuito. Ecco. Ci siamo. Abbiamo questo pezzo qua. Da inserire. Poi abbiamo questo. Il quale dicono di inserire i dadini, e in effetti ci sta. Ora prendiamo un cacciavite e avvitiamo questa vite. Dadino. Ho fatto una specie di castelletto tutto, insomma, lavoro di precisione quasi, incredibile. E ora c'è l'ultimo pezzo. Bene, questo. Ora l'ultimo pezzettino, dove dice mettete le due viti e ci sarà il dado che avete messo prima là sotto che farà presa. Ed è vero, fa presa. E ora l'ultima vite. Beh,
il risultato è che è tutto trasparente, si vede tutto il circuito, funziona, non si toccano le parti di circuito. Ora mi tolgo questo e mi metto il mio bellissimo orologio. Mettiamo il cinturino. Beh, ragazzi, che dire, operazione riuscita. È un po' grosso, però fa la sua scena. 15,59, vabbè, 15,41 va regolato. Abbiamo visto che tenendo premuto a lungo questo pulsante, a un certo punto parte la regolazione. Vabbè, sono le 16. Adesso faccio 15,01, va bene, niente, ce lo teniamo sregolato. Però, insomma, non è l'orologio comodo da mettere tutti i giorni, però sai, volendo fare una scena, volendo fare i nerd, andando in qualche manifestazione nerd, questo qua è l'orologio giusto da portare al polso per far vedere che ore sono, o no. Carino, dai, è bello, anche se non è esteticamente il massimo, devo dire che comunque hanno fatto un bel lavoro riuscendo a fargli anche una sorta di contenitore tutto trasparente che ti consente di vedere il suo interno. Io, insomma, non mi dispiace, dai, è carino. Cinturino verde, un po', insomma, un po' flash, ma va bene. Bene, ragazzi, con questo bello orologio in cui sapremo quindi che ore sono anche in mobilità, che dirvi, vi dico che per questo video è tutto. Spero vi siano piaciuti tutti questi episodi che avete visto fino ad ora, in particolare vi sono piaciuti anche questo qua che ha fatto vedere un oggettino, diciamo, caruccio, sempre con i LED, i miei amici LED, che vedrete che in altri episodi ci ritorneranno a trovarci. E quindi, che dirvi, condividete questi episodi, mettete un like se vi è piaciuto e attivate la campanella che c'è qua sopra per iscrivervi al canale e avere le notifiche di quando usciranno i nuovi episodi. Bene, continuate a seguirmi e ci risentiamo al prossimo episodio. Ciao ciao!